Passiamo alla pagina politica tranese. Il comitato del quartiere stadio e la parrocchia San Magno sono stati gli organizzatori del forum del quartiere stadio che ha avuto luogo ieri. La finalità dell'incontro è stata quella di mettere a confronto cittadini ed amministratori, offrendo ai primi la possibilità di esporre in maniera diretta le proprie domande e proposte al primo cittadino, Francesco Rossi. Il Comitato di quartiere e Stadio incontra l'amministrazione comunale, tanti problemi sul tappeto dal passaggio a livello all'asilo a Villa Guastamacchia, quali sono le vostre eh, comunicazioni all'amministrazione? Beh, sono tantissime, come giustamente dicevi. Eh, ovviamente i problemi sono irrisolti da decenni, non ci aspettiamo che eh, domani mattina saranno già risolti. Chiaro che chiediamo l'intervento e il supporto dell'amministrazione Bottaro, eh, perché problematiche come quella del passaggio a livello eh, vanno risolte immediatamente. Serve un attraversamento pedonale verso il centro cittadino, serve una struttura scolastica. Chiediamo queste cose veramente da decenni. Eh, spesso è capitato anche che le amministrazioni perdessero finanziamenti, cioè situazioni gravissime. che Vorremmo non si ripetessero più. Chiederemo naturalmente, come dicevo prima, non di risolvere i problemi immediatamente, ma quantomeno di, dare, di fare una programmazione seria, eh, che si basi naturalmente sulle risorse disponibili, ma che sappia anche guardare eh, lontano e quindi utilizzando anche fondi europei o regionali. La preoccupazione più incalzante però è quella del passaggio a livello, perché il pericolo di eh, chiusura. Addirittura con un muro dell'attraversamento che collega di fatto le due parti della città eh, è davvero una, una esigenza primaria del quartiere. Sì, in effetti si tratta di un rischio incombente perché ci giunge notizia eh, da Bari della possibilità addirittura immediata della chiusura del passaggio a livello. Noi ci auguriamo che eh, l'amministrazione sappia eh, temporeggiare o sappia, sappia trattare con il gruppo RFI Ferrovie dello Stato e procrastinare i tempi eh, in attesa appunto, che si una soluzione per i pedoni in particolare, ma se possibile, anche per la viabilità veicolare. Confronto con il Comitato di Quartiere Stadio, sono arrivate eh, richieste importanti per quella porzione del territorio tranese, ma sono arrivate anche delle risposte importanti da parte dell'amministrazione. Assolutamente sì. Ehm... Innanzitutto io direi la prima richiesta, l'unica vera grande richiesta che io definisco più che legittima, è attenzione verso un quartiere che diciamolo pure è stato dimenticato in tutti questi anni da chi ha amministrato questa città. La risposta è eh, nei fatti, abbiamo già eh, abbiamo detto ieri, ho detto nella, nel corso della riunione di aver già fatto diversi... Eh, Appuntamenti, diverse riunioni per la questione del, del sottopasso che noi riteniamo essere la questione innanzitutto prioritaria. Oggi il quartiere Stadio è un quartiere che è completamente spezzato eh, rispetto al resto della città e quel passaggio a livello è sicuramente un problema. Abbiamo su, sicuramente dato una eh, diciamo così eh, garanzia ai cittadini, cioè che RFI ci ha assolutamente ha escluso di fronte alle Sollecitazioni del sottoscritto: che possa mai essere murato eh, in assenza dei lavori e quindi questo è già era importante dirlo eh, per rassicurare tutti i residenti. E in secondo luogo, che stiamo già facendo più riunioni per finalmente risolvere questo problema dei sottoservizi perché il compito del comune è spostare quei sottoservizi per consentire poi a RFI finalmente di eseguire questi lavori. Ci sono dei tempi? Eh, diciamo che la vera, ho spiegato ieri che il vero problema è stato l'atteggiamento assolutamente rimessivo con cui il Comune ha fino ad oggi affrontato la questione. Perché sicuramente c'è un problema di spostamento dei sottoservizi ed è un problema che ci pongono tutti i proprietari di quelle reti. Ma eh, io chiaramente eh, ho ricordato ai proprietari delle reti, lo ricorderò nelle riunioni che sono imminenti le, le prossime, che eh, il loro è un obbligo di legge. Quindi o provvedono oppure Assolutamente eh, non, in questo non, non avrò pietà nei loro confronti al costo di agire giudizialmente, quindi chiedere anche un risarcimento dei danni a tutti i proprietari delle reti che non eh, diciamo così, presteranno tutto il, il loro eh, diciamo, consenso, il loro aiuto, la loro collaborazione allo spostamento definitivo di queste reti per farle passare esattamente nell'unico punto possibile che è quello individuato dalla sovrintendenza e eh, cioè al bordo di quel famoso muro che la sovrintendenza ritiene di dover continuare a tutelare.